Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, ho deciso di fare un video un po' diverso dal solito perché parlando con la mia migliore amica l'altro giorno siamo andati a fare shopping in profumeria e ci hanno dato dei campioni, no? Allora poi io e lei usciamo e ce li scambiamo, a me interessa questo, a me interessa quello, no? E ci hanno detto, cavolo, però quante cose si comprano che magari non avrebbe comprato perché le hai provate. Mi sento una lampadina e ho detto, cavolo, voglio fare un video sulle cose che ho comprato perché ho provato grazie a dei campioni o delle taglie deluxe, no? E ovviamente è un discorso che ho fatto per l'obiezione prezzo, cioè costano tanto, non so se comprarle. Quindi velocemente partiamo perché c'è un po' di tutto, sia make-up che skincare. Fatemi sapere nei commenti se vi piace, se vi piace questa tipologia di video, se volete che lo faccia ancora o se avete idee, tipo Giulia, guarda, mi piacerebbe che tu facessi un video su questo. Comunque partiamo subito, alcune cose non le ho ancora aperte perché comunque adesso finisco le cose che ho a mano perché le ho comprate da pochissimo, altre le ho già comprate, le ho comprate un po' prima e quindi già aperte. Allora, prima cosa, senza ombra di dubbio, un prodotto del quale io mi sono innamorata follemente. Avevo 3 tubetti da 3 ml, quindi ho fatto praticamente quasi la metà di una confezione for free. Ed è una nuova linea di Givenchy, linea skincare, e si chiama L'Intemporel Crème Voluptueuse Regard. È una sorta di balsamo per il contorno occhi, estremamente illuminante. Ha questa texture, viene definita voluttuosa, quindi molto morbida, quasi mousse. E appena l'ho messo ha questo effetto molto lisciante, quindi specialmente tutte le rughette da disidratazione e di espressione si aprono, ha un effetto bellissimo. L'obiezione prezzo era reale, però ho fatto l'investimento perché ho visto veramente quanto era effettivo il risultato che mi dava questo prodotto. Poi, qui mi hanno fregato, no scherzo, nella parafarmacia dove vado sempre, perché mi ha detto, Giulia, mi è arrivata la crema all'oro. Come la crema all'oro? Sì, l'ha fatta LR Wonder Company, vi ricordate l'anno scorso vi parlai della loro crema antinquinamento, che avevo preso ovviamente sempre da loro. No, dammi dei campioni se li hai. E aveva 2 bustine, una l'ho tenuta io, una l'altra la mia migliore amica. L'ho provata un giorno e ho detto, non la voglio! E sono andata indietro e l'ho comprata. E infatti è una crema, come vedete, oro 24 carati, tra l'altro altissimo nell'ince, infatti la polvere d'oro è presente in percentuale molto alta anche all'interno della formula. La base è acido ialuronico e oro. Acido ialuronico, tra l'altro, che trattiene addirittura qua dice 500 volte il suo peso, vitamina E e appunto estratto d'oro. L'ince è molto molto semplice, appunto perché la base è sodio ialuronato, quindi acido ialuronico, vitamina E e oro. Non vedo l'ora di provarla come crema giorno, anche perché lei mi ha detto, guarda, è un'ottima base trucco. Ovvio che per una bustina non è che vi posso dire che cosa ha fatto, semplicemente mi è piaciuta la formula e l'idea. Altra cosa che non avrei mai comprato, visto il claim, ma che ho comprato perché ho provato in uno di quei kit che ti danno Sephora, una taglia deluxe, è l'Hangover di Too Faced. Proprio per il primer, per il tipo di claim, primer senza siliconi, acqua di cocco, pelle secca o comunque disidratata, ho detto, ok, non è il mio. E invece mi piace tantissimo, dà una sferzata energia alla pelle, è luminoso e morbido, non è siliconico, lo si può mettere tutti i giorni, ovviamente non leviga i pori, però mantenendo un buono stato idrico superficiale fa sì che la vostra pelle non assorba l'acqua contenuta nel fondotinta perché si abbassa il livello di idratazione. Quindi bel prodotto e ve lo consiglio davvero, ovviamente non per una pelle grassa o acneica che ha bisogno di tenere a base la lucidità, perché questo in questo senso non fa niente. Colpa di Cult Beauty. Ho fatto un ordine grande e all'interno ci trovo questa cartelletta con qua il primer e qua 5 shade del fondotinta. Io avevo detto no, il fondotinta da beauty non lo compro, basta, e ne ho 1000 di full coverage, preferisco i fondi da profumeria, bla 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 bla. L'ho provato e ho detto, mi piace, lo voglio, ma ne devo parlare alle ragazze, lo prendo! E quindi l'ho comprato. Io sono nel colore Macaron. E devo dire che mi va bene, sembra molto più scuro di com'è visto dal boccetto e l'ho già indossato un paio di volte, purtroppo il campione me l'ha fatto comprare più che altro per una questione di texture, di colore e di claim, però ammetto che vi voglio fare una review dedicata perché non mi ha convinto fino in fondo, purtroppo. Poi, allora, vado a prendere le cose che mi sono dimenticata e torno subito! Tornando a noi, avevo comprato un kit dove c'era la taglia deluxe di questo,
che c'è ancora, ce n'è più o meno metà, ma la tengo per quando vado via il weekend. Ed è di Becca il Backlight Priming Filter. Allora, questo è un primer illuminante bellissimo, credo uno, se non il più bel primer illuminante provato fino adesso, perché finalmente un primer che non solo illumina la pelle senza sembrare un faro nella notte, ma fa performare meglio il fondotinta. Quindi ho trovato finalmente un primer, sì, illuminante, ma che mi aiuta nella durata del fondotinta, nel levigare la texture della pelle. Mi piace moltissimo, lo trovo adatto praticamente a tutti i tipi di pelle e ciò mi ha convinto a prendere il full size, in modo da poterlo veramente sfruttare. È un prodotto che mi piace tantissimo e che vi consiglio assolutamente, assolutamente. Se state cercando un primer illuminante, non vi delude. Poi, grazie sempre a un cofanetto di Italia Deluxe di Sephora, ho scoperto il famosissimo mascara di Marc Jacobs Velvet Noir Major Volume. E devo ammettere che se ho comprato il full size, grazie alla taglia deluxe, ho fatto bene perché il full size è ancora più bello. È il famosissimo mascara di Marc Jacobs fatto in questo modo. Io avevo comprato la versione precedente, non mi era piaciuto tanto e avevo detto ok, stop con i mascara di Marc Jacobs, non è la formula per me. In realtà questo è splendido. L'applicatore è fatto a clessidra, tipo Better Than Sex, nerissimo, volumizzante ma non troppo e mi piace proprio tanto, consigliatissimo questo mascara. Idem questo l'ho provato grazie a, sapete, i cartoncini che da Sephora a volte negli ordini, ecco, c'era tipo una ditata di questo prodotto, l'ho provato, ho detto lo voglio e l'ho comprato e sapete che ho fatto bene perché ormai questo è quasi finito, ma mi sa che ve l'ho messo anche nei preferiti tante volte. Lui è l'Air Patrol di Benefit, è un primer occhi effetto BB cream perché ha esattamente come cerco io una bella base pigmento. È correttivo, ma non è troppo asciutto come alcuni primer. Tra l'altro è anche protettivo nei confronti delle aggressioni atmosferiche, ad SPF 20 ad ampio spettro e antinquinamento. Quindi è un prodotto secondo me geniale che io vi consiglio assolutamente. Diciamo in coro di nuovo, grazie Sephora! Per un periodo mi continuava a mandare questi cosini di This Work, che sono dei mini spray per il cuscino. Non gli ho mai dato un euro fino a quando non l'ho provato. E vi può confermare il mio fidanzato con voce fuori campo quanto è buono lo spray per il cuscino che ti obbligo a spruzzare tutte le sere. Buonissimo. Ci piace tantissimo, tant'è vero che perché questo è molto carino per provarlo, però vi posso garantire che date due spruzzi al vostro cuscino, due a quelle del vostro marito, compagno, fidanzato, fidanzata, cane, gatto o mamma, ed è finito. E quindi adesso potrò spruzzarmi il cuscino tutte le sere. Che gioia! No, scherzi a parte, mi piace proprio tanto. Avevo provato anni fa quello di L'Occitane, ma non, sinceramente usarlo o non usarlo non è che me ne fregasse niente. Mentre questo mi piace tanto, tanto, tanto e quindi l'ho comprato. Altra roba che mi ha convinto la mia profumeria di fiducia è il nuovo primer di Sisley, si chiama Instant Eclat ed è un Instant Glow Primer. Io avevo l'altra versione, ho tuttora, che è quello minimizzante per i pori, bellissimo, bellissimo effetto vellutante. Quando è uscito questo, booster d'eclat, idratante ed energizzante, liscia, uniforma, ho detto no, no, non lo compro, basta. No, basta perché costa troppo, basta. Giulia, ma ti diamo qualche campione? E uno, e due, e tre, e quattro. Però ammetto che ho fatto bene, perché è proprio un gran bel prodotto, potendo spendere una cifra di questo tipo. Ragazzi, Sisley è estremamente di lusso, come prodotto. Guardavo se vi devo segnalare qualcosa di interessante. C'è dentro olio di jojoba. Poi abbiamo estratto di kiwi, padina pavonica. No, no, per quello è un bel prodotto, nel senso è anche ricercato. Sono quei primer trattanti. Diciamo che però, alla fine dell'opera, questo costa forse meno della metà e comunque ha un bellissimo effetto illuminante anche lui. Per chi può provarlo, se lo può permettere, ama il concept di Sisley, quindi questa azienda che usa estratti botanici molto ricercati, bellissimo prodotto. Poi,
Questa lo sapete. Allora, da Kiehl's mi diedero le taglie deluxe che danno loro, la Essence di Kiehl's, l'Iris Fiorentina, l'Essence di Kiehl's, ogni gna gna, costa tanto, sì, ok, e poi l'ho provata. Ciaone a tutti! Già che tu possa metterne due gocce nel fondotinta, mi è piaciuta, cioè me l'hanno già venduta il giorno in cui me l'hanno detto, e infatti ho provato e mi piace anche tanto. Ovviamente stempera la coprenza, ma lo rende più morbido, più luminoso, perfetto secondo me anche per una pelle age come tipo di approccio. È un prodotto che, a differenza di tante essence che ho provato, e che sì, sono più di un tonico, ma no, a volte non mi giustificano il prezzo o lo step in più nella skincare routine, questa sì. Costa tanto, è vero, però ragazzi, sono 200 ml, io ce l'ho da un anno e sono a metà. Quindi ammortizzate il costo nel tempo ed è un prodotto fantastico, secondo me. Anche questo non vi dico niente di nuovo, ma l'ho comprata grazie a un campioncino. No, in realtà ha 50 campioncini, ma a parte questo perché non riuscivo a decidermi per il prezzo. Elena Rubinstein aveva fatto questi campioncini, questo cartoncino doppio, dove di qua c'era il siero viso, che però 220 euro. Il fluido viso, neanche sia. Poteva essere il più buono che non li potevo spendere. E dall'altro lato il concentrato occhi, sempre linea Force C, sempre vitamina al 10% chrono released, quindi rilasciata nelle ore. Quando leggo doppio utilizzo, sia come trattamento che come trattamento urto 2 mattine consecutive a settimana come maschera, 10 minuti e poi assorbire, fare assorbire l'eccesso, ho iniziato a provarla così. Ho continuato a chiedere campioni fino a quando tipo il prodotto non era più nuovo e non li facevano più. E ho detto, ok Giulia, cosa facciamo? Lo compriamo? E la mia migliore amica mi fa, Giulia, tu non puoi capire. Cioè su Pinalli, perché quando la compagnia c'era questa offerta, se compri questo già ha un prezzo competitivo e in più ti regalano il 15 ml del famoso siero da 220. Ho detto, what? Ok, facciamo l'ordine! E l'ho preso. E lo adoro. Viene chiamato A Mask and Daily Care. È un potentissimo schiarente antiossidante. Se volete provare un prodotto cosmetico di trattamento, sicuramente costoso, ma anche con un effetto urto, è buonissimo. Lo sapete, ve lo consiglio da un anno, quindi. Ok. Questo l'ho acquistato, a parte che l'avrei acquistato comunque perché mi fido molto dell'azienda e del suo concept della doppia detersione, però comunque essendo uno step che va, viene considerato step 3, ho detto, mi hanno regalato un mini tubicino, l'ho provato 2-3 giorni e ho detto ok, non trovo un dupe economico, non trovo un prodotto che mi sostituisca questo concept, lo voglio provare, lo compro. E sto parlando di Sensai, la Silky Purifying Pore Clarifying Essence. Questo è un concentrato che si mette tra lo step 1 e lo step 2. Io ad esempio step 1 ho l'olio, step 2 ho il Mood & Soap, quindi passo l'olio e mi strucco. Inumidisco la pelle, 4-5 gocce, lo massaggio bene dove ho i pori più dilatati o la pelle impura e non lo risciacquo, passo direttamente alla fase del Mud & Soap, emulsiono e sciacquo. Sono a poco più della metà, no, 2/3 in realtà. Mi piace, ma è come se poco dopo l'utilizzo avessi raggiunto il suo risultato massimo. E arriva un momento in cui metterlo o non metterlo diventa la stessa cosa. Non so se riesco a spiegarmi. Inizialmente l'effetto mi è piaciuto tantissimo, infatti l'ho comprato, ma ho notato che dopo un po' è arrivato lì e oltre non andava. E quindi ho detto, un bello scrub, non lo ricomprerei, ecco. Ma l'ho comprato. Altra cosa a cui non avrei dato 3 centesimi, ma quando l'ho provata l'ho comprata, infatti fa parte della mia skincare routine che vi girerò molto presto perché ho finito quasi tutti i prodotti e ve ne devo parlare prima di farvi vedere una routine di boccetti vuoti. È di BioHerb ed è il siero intensivo all'estratto di rosa moscheta. Siamo tipo qui, quindi ormai è andato. Io avevo detto ok, rosa moscheta siero sarà un olio, per me non va bene. Allora, quando vedete, anche se ha il contagocce, oddio è finito. Esci un po', ok. Vedete che è un liquido trasparente, sembra acqua, molto bene. Sul viso ha la stessa sensazione. Super illuminante, super fresco e idratante, ma non è untuoso, non sentite l'olio. È formulato benissimo, è formulata benissimo tutta questa linea e grazie a un campione l'ho comprato. Ok, l'ultima cosa, non mi sento neanche di consigliarvela visto il prezzo, ve la faccio solo vedere per onestà perché mi sono innamorata grazie a tanti campioni e è stato un regalo che mi ha fatto il mio fidanzato, ma umanamente non mi sento neanche di consigliarvelo, sinceramente.
e sto parlando dello Skin Color Concealer Foundation di La Prairie. Allora, e ha un fondo che esisteva già anni fa, ve lo recensii 4 anni fa appena per il canale, la vecchia formula, è stato riformulato, rivisitato, è stato fatto il repack. Allora già mi piaceva, adesso lo trovo un fondotinta eccezionale, eccezionale. Adesso in profumeria, proprio per il lancio di questo prodotto, danno questa cartelletta alla Prairie e quando l'aprite avete dentro 4 shade di questo fondotinta. Non, in tutte e 4, anche la più chiara non andava bene per me. Quindi l'ho provata miscelandola col mio miscelatore di NYX e mi sono innamorata della formula, però avevo paura perché ho detto, e se il miscelatore me l'ha alterata? Non lo so, non lo so, sono andata in profumeria a provarla e ho detto ok, è ancora più bello, non stemperato. Però, ok, giustamente la responsabile mi ha detto, Giulia, ti garantisco all'interno al caviale, è l'unico fondotinta al mondo che non solo puoi, ma devi mettere a pelle, ti fa saltare lo step di trattamento, ti dura 6 mesi, credimi, la pelle ti cambia, però quando vedi il prezzo dici, no, cioè non ce la faccio, è sempre fondotinta, no? È sempre un fondotinta, bene. C'era un'offerta molto molto buona su Pinalli, era Pinalli? Sì, e il mio fidanzato, cioè, erano tipo 20 giorni che gli parlavo di questo fondotinta e ogni mattina quando mi truccavo gli dicevo, ma guarda che pelle mi va, guarda, sono bellissima, guarda i pori, guarda le ue, e allora non ne poteva più, secondo me per sfinimento mi ha detto, basta, te lo regalo, ma basta, non voglio che mi chiedi più niente per un anno. E quindi insomma, a onor del vero, l'ho acquistato grazie a dei campioni che me lo hanno fatto provare, però insomma mi rendo conto che non consiglierei una cosa del genere, a prescindere dal fatto che possa essere il migliore. Ecco, PS, se qualcuno si stesse chiedendo cosa sulle labbra, ho il meraviglioso, bellissimo bambola di Mulac e la linea Womanly, mi sento, l'ho provata per bene, ci ho messo del tempo e vi posso dire senza ombra di dubbio che vi consiglio tutti i rossetti di questa collezione. Se possibile mi durano ancora di più della precedente formula. Mi piace moltissimo il pack rosa antico in soft touch. Come sempre la Sindina e il Team Mulac non mi hanno delusa. Per me è una collezione di nude stupendi e quindi ci tenevo a dirvelo. E sul viso ho il fondotinta rivelazione del secolo. Cioè, vabbè, non vi annoio ulteriormente, vi scrivo tutto nell'info box. Grazie della compagnia, spero di averne fatta voi. Se vi va mettete un like al video, iscrivetevi al canale e un bacione.